Benvenuti sul mio canale, anche oggi parliamo di profumi, quei profumi che ho indossato in questo mese di aprile, lieve, delicato, che sa di primavera, che ci ispira con i fiori che sbocciano e ci dà questa allegria lieve, che solo i profumi sanno darci, magari in stagioni dove dobbiamo stare al chiuso. E partiamo subito con quelli che ho indossato nel mese di aprile. Alcune sono state delle rivisitazioni dei profumi, anche dei regali che mi hanno fatto, che ho cominciato ad assaporare, perché talvolta si mettono nei cassetti, si spruzzano appena ricevuti e poi ci si dimentica quando se ne ha tanti. Uno è proprio il Bill Bloss Nude, che è questo profumo meraviglioso, con questo sapore vintage, questo bellissimo contenitore, questa scatola rosa che ci riporta ai colori proprio della natura, alla voglia di bellezza, di aria aperta e quindi con questi colori chiari. Bill Bloss Nude è un profumo del 1991, proprio un profumo vintage, è rimasto tale quale. È un muschio leggermente legnoso e un muschio anche un po' verde. Questo profumo è particolare per gli amanti dei profumi aldeidati. È proprio solo da donna, non può che non essere da donna. È bellissimo. Guardate la bellezza di questo contenitore. Particolare di questo profumo, che è un aldeidato, quindi sappiamo di cosa può sapere, quindi è leggermente opulento, ma spicca il rizoma di iris di questo profumo appena si annusa, e abbiamo appunto questa base. Lo troviamo il rizoma d'iris proprio nella sua base, dove troviamo anche il muschio, il sandalo e assolutamente il vetiver. Vetiver che con questa sua nota si avverte. Allora, è un profumo moderato, non ha una grossa persistenza, ha una scia però enorme, perché nelle ore prevalgono proprio subito al primo spruzzo gli aldeidati in questo profumo e quindi questo sapore un po' talcato. A me ricorda nelle ore, dopo che l'avete spruzzato nelle ore successive, proprio il profumo della cipria, la cipria degli anni 80-90. Avete presente quelle ciprie low cost, ad esempio Deborah, vogliamo dire? Proprio questo odore un po' cipriato, proprio delle ciprie. Sembra proprio che abbiamo incipriato il nostro viso con questo prodotto. A me piace perché l'aldeidato, che si fa forte nel primo spruzzo, diventa veramente nostalgico, veramente delicato e tenue. Quindi qui sentiamo molto il sapore della cipria che con i suoi fiori ci porta un po' al vintage. Anche il muschio si sente in questo bellissimo profumo. Eccolo qua. Allora, lui amo molto indossarlo da solo, ma quando voglio dargli un non so che di sprint, di persistenza, utilizzo anche lui, il Cipria. Lui è un profumo di questa casa che si chiama Shandora, che fa appunto i dupe. È un profumo anche lui low cost, che si trova su Douglas, lo trovate, e sono fatti tutti così, quindi lui è molto molto bello. Io sono già praticamente, questo l'ho già ricomprato per gli amanti di Hypnotic Poison, un Hypnotic Poison veramente persistente, un po' più delicato, un po' più dolce, ma lo ricorda tantissimo. Quindi, se amate Hypnotic Poison, Cipria è un profumo che io amo indossare insieme perché le dà quel tocco un po' più vanigliato, talcato. Quindi, lui ve lo consiglio. È ottimo anche il suo prezzo. Passiamo adesso a un altro profumo vintage ed è Hydra. Hydra io lo adoro. In questa stagione me lo compro, me lo ricompro tutti gli anni e lo utilizzo da marzo, aprile fino a metà estate, cioè praticamente arrivo quasi a finirlo.
perché me lo conservo poi per le sere, quelle poi invernali, autunnali, perché lui mi ricorda proprio la primavera. Mi ricorda la primavera, ma è una primavera, casalinga, quando non si ha ancora voglia di uscire, ma si osservano i fiori che sbocciano dalla nostra finestra. Allora lui mi ricorda tantissimo il profumo della saponetta, la saponetta dei bagni delle nostre nonne, quelle saponette rigidissime che si dovevano lasciare a mollo, ma che lasciavano un profumo delizioso quando rimanevano bagnate. Si asciugavano molto velocemente, ma lasciavano nell'aria proprio questo odore di sapone, un profumo saponoso, di saponetta della nonna, le saponette rosa. Bellissimo il flacone che sa di pulito così opaco. Qui abbiamo un'esplosione del fiore dello Ylang Ylang che dà proprio questo tono saponoso. Abbiamo l'iris, abbiamo il fiore d'arancio che c'è ed è molto lieve, non molto forte, e il gelsomino. L'unione di questo floreale ci dà proprio quest'idea di saponetta. Lui è anche chiamato il dupe di Vetiver di Chanel. Abbiamo qui l'iris e la violetta che si avvertono subito appena lo aprite. Se lo dovete annusare dal barattolo, sentite l'iris e la violetta. Abbiamo quindi un tripudio, come vi ho detto, di fiori cipriati, immersi in una nuvola di cipria, di talco più che di cipria, un immenso unione di fiori gialli e fiori bianchi, dove secondo me prevalgono i fiori gialli, soprattutto lo Ylang Ylang. Io ve lo consiglio se vi piacciono i talcati, se i talcati su di voi funzionano, lui è irresistibile, una fragranza di sapone vintage, assolutamente vinta. Un bouquet floreale, ma non esagerato, un bouquet delicato che non ha evoluzione, un bouquet che sta di pulito, femminile, quindi proprio un talcato che sa di saponetta. Lui meno di 10 euro, semplicemente irresistibile anche il prezzo, gentilmente retro, un talcato gentile, un talcato polveroso. Io direi fiori fiori immersi in un talco esagerato, un prezzo onestissimo anche per lui, Idra. Bellissimo anche da regalare agli amanti dei talcati, quindi ricordatevelo, Idra. Lui l'ho indossato moltissimo e l'ho cominciato proprio nel mese di aprile per poi finirlo. Andiamo avanti questo mese con... Ho utilizzato moltissimo questo profumo che mi è stato regalato, che è Pepe Jeans. Bello, bello, bello. Ve l'ho già fatto vedere, ve l'ho già recensito sul canale. Ed è un bicchiere, un calice delicato, bellissimo da tenere in questo modo. Lui è così. Allora, un profumo allegro che vi regalerà allegria. E io non so voi, ma ho voglia di allegria in questo mese. Già la primavera col suo sbocciare mi rallegra. Lui è del 2018 e del gruppo Ambrato Vanigliato. Allora, qui abbiamo una piramide particolare che vi voglio leggere, anzi, ve l'avevo già letta, ma ve la voglio leggere ancora. Abbiamo in testa il marshmallow, nel cuore la vaniglia, latte di mandorla e il vodka, la vodka, e infine un fondo di ambra e di muschio. Quindi è un profumo particolarmente dolce, un profumo estivo, un dolce quanto basta. Io tra tutti le note sento maggiormente la mandorla, sento soprattutto lei, una mandorla semplice, una mandorla pulita, adatta a tutti i giorni, mi piace moltissimo. Il flacone, diciamo, davvero originale, è un flacone che affascina in tutti i modi. Qua c'è il marchietto Pepe Jeans. E non si può non amare. È un ambrato, un profumo un po' mieloso, sembra che ci sia del miele anche se non c'è, forse saranno la parte zuccherina dei marshmallow. Diciamo che è un profumo non impegnativo e mi piace tantissimo. Anzi, qua adesso ho il floreale,
ma voglio proprio spruzzarmelo nelle parti calde. Buonissimo. Un fruttato dolce, giocoso. Pepe Jeans. Continuiamo con una colonia muschiata che ricorda molto il barattolo del whisky che vi ho già fatto vedere. Lei la uso moltissimo da sola, spruzzata in grande quantità, perché è una colonia veramente particolare, unisex, vanigliata, ambrata, un po' speziata, quello speziato legnoso, caldo, talcato e balsamico, che ci piace tanto. Quindi una vaniglia veramente importante, una vaniglia del 2011, questa colonia che sembra appunto una colonia, una bottiglia di whisky dei conventi, quelli, avrete presente quelli che fanno i frati. Qui abbiamo la vaniglia, benzoino, la mirra che a me piace sempre tanto, è molto leggera e anche qui abbiamo un fondo di tè verde. Mi piace perché lei la uso in layering con tanti altri profumi, quindi è perfetta per il layering. È una vaniglia che mi piace tantissimo, non ha una durata esagerata, ma è una vaniglia che rende ogni profumo più dolce. Qui emerge in questa vaniglia una nota leggermente liquorosa. Una vaniglia io la chiamerei in purezza, proprio non chimica, molto zuccherina, morbida, diciamo una vaniglia ben accordata. Io amo indossarla con gli olietti di Fresh Mode, questa casa italiana che vi ho parlato nei profumi biologici, se volete andare a dare un'occhiata, perché gli olietti di questa casa così concentrati mi fanno diventare questa vaniglia ancora più persistente e mi piace tantissimo abbinarlo a questo vaniglia e muschio di Fresh Monde. Sa darmi proprio un tocco particolare a questa vaniglia. Amo anche indossarla proprio per la sua nota di mirra che contiene, anche se lei è molto speziata. Amo anche indossarla con la mirra di Tesori d'Oriente. Amo fare questi mix perché mentre quell'olietto me lo rende un po' muschiata, questo mi aumenta la percentuale della mirra contenuta in questa vaniglia, questa colonia. Dove potete trovarla? Vi scrivo qua sotto il link. Pazzesca. Piacevole, piacevole. Ve la consiglio. Non è molto persistente, quindi non vi aspettate una persistenza incredibile, ma io l'adoro. Finiamo con uno dei profumini che ho indossato più semplice, poco costoso, incredibilmente buono. Byzantium, bellissimo. Questo profumo aromatico con rosa nera e ladano. Questa rosa nera particolarmente talcata. Io non amo il profumo della rosa, qui è proprio una rosa talcatissima. Io adoro, adoro la persistenza di questo profumo che ci riporta a mille e una notte. Un profumo veramente buono, meraviglioso, meraviglioso. Vi trasporta in Oriente, vi trasporta in quelle giornate calde in cui i profumi di fiori arrivano da lontano e voi siete in mezzo magari al deserto, in una terra assolata e non capite dove arrivano questi odori di fiori, queste rose tipiche di quella zona. Qui è fantastico, è fantastico. È un profumo che dovete avere, aromatico, talcato, un profumo che va bene tutti i giorni. Vi chiederanno che cosa indossate. Sembra che indossate veramente un profumo costoso, ma è Byzantium ed è unico nel suo genere, proprio grazie all'unione di questa rosa nera particolarissima talcata con il ladano. E con questo io oggi direi che ho finito. Nelle sere
per darmi una coccola, anche se non è un profumo prettamente di aprile, ho indossato tantissimo gli Angel Muse, che è questo profumo nocciolato della casa Thierry Mugler. Thierry Mugler, voglio ricordarlo, se n'è andato, ci ha lasciato con le sue creazioni magnifiche. Questa è una delle sue creazioni. Io lo adoro perché ricorda il fratellino Angel, ma è nocciolato, sa di nocciola e mi sa dare calore, mi sa dare calore, mi sa dare calore in queste sere di aprile, ancora un po' frescoline e niente, lui lo amo sempre. Mi dispiace perché è un profumo più invernale, più per la stagione fredda e non riesco ad abbandonare perché secondo me con il caldo la nocciola potrebbe risultare un po' troppo. Se amate e avete voglia di cioccolata, di nocciola, lei vi dà, lui vi dà proprio Angel Muse questa nota particolare che con il suo patchouli lo rende unico nel suo genere. Io amo spruzzarmelo alla sera ed andare a dormire con questo profumo un po' cioccolatoso, nocciolato, che non guasta mai per darmi allegria. Con questo vi saluto, se non siete ancora iscritti al mio canale, se vi fa piacere rimanere con me e parlare ancora di profumi, io vi aspetto in questo tripudio qui sul mio divano di profumi che adesso ritirerò e ci vediamo poi nel mese di maggio con quello che avrò indossato a maggio. Vi chiedo un pollice se ne avete voglia, se avete voglia di sostenermi e vi mando un enorme bacio con queste note di nocciola che mi circondano. Un grosso bacio da Ornella, a prestissimo!